caro Monti, tutto mi sarei aspettato meno di parlare anche con lei a una sedia vuota. Così cominciavo io quando discutevo e contestavo il governo Berlusconi. Era un governo e un presidente del Consiglio totalmente menefreghista di quest'Aula e di questo Parlamento, che metteva la fiducia e se le fregava, se le andava, e lasciava i banchi del governo vuoti, sostanzialmente vuoti. Mi perdoni, signor Presidente della Camera, ma con tutto il rispetto per il sottosegretario, l'unica persona che c'è, stiamo parlando della fiducia che il governo chiede alla Camera dei Deputati. Nel momento in cui il Presidente del Consiglio e il governo viene qui a chiederci, a dire a questo Parlamento, dateci la fiducia per quello che stiamo facendo, manco ci vengono. Qualcuno che ci ascolta fuori da quest'Aula pensa che non è vero? Guarda lì, ci sono dei testimoni giovani che sono venuti qua a guardare come funziona il Parlamento. Lo so che voi studiate diritto costituzionale, lì vi dicono che il governo chiede la fiducia al Parlamento e il Parlamento glielo dà. Questo lo dice la Costituzione, non lo dice questo governo e questo Parlamento, perché delle due l'una: o questo governo ha paura di questo Parlamento, ha paura di quel che questo Parlamento può dire se gli viene data la possibilità di entrare nel merito delle sue proposte di legge, e allora mette la fiducia, che non è la fiducia, è una norma capestro che dice: volete andare tutti a casa, signori del Parlamento, e sapete che non vi rielegge più nessuno? E allora votate sta sfiducia, o se no abbozzate e mangiatevi sta minestra. Debbono scegliere. Oppure questo Parlamento, come credo io, che non ha fiducia di questo governo, non ha fiducia, e quindi invoca il voto di fiducia per coprire dietro di questo voto la propria incapacità di legiferare. Ed è tanto vero ciò che affermo, perché poco fa qui si è dimostrata ancora una volta l'ipocrisia di questa maggioranza posticcia, fittizia, non vera, che sta appoggiando il governo. Agli occhi dell'opinione pubblica si dice che questo governo è appoggiato da una maggioranza di 500 parlamentari, una maggioranza bulgara mai vista. Potrebbero votare tutto, potrebbero entrare nel merito dei provvedimenti, invece dicono che non hanno tempo per farlo. E 60 giorni che cosa hanno fatto? Perché hanno aspettato all'ultimo momento per dire che non hanno tempo di farlo? Perché in realtà è nel merito che non sono d'accordo. Non so se ve ne siete accorti, voi che stavate a casa, perché a questo Parlamento, lo dica a chi ci ascolta fuori di qui, mentre stiamo parlando non ci sta quasi nessuno. Il governo non c'è e tutti gli altri stanno a prendere brioche. Non gliene frega niente a nessuno di quel che sta accadendo qua, perché quel che si decide da fare si decide fuori da quest'Aula. Solo dentro fuori dentro quest'Aula non si sta decidendo nulla, si sta abbandonando. Vedete come reagiscono, ascoltate come reagiscono. Sono dei parlamentari che sono soldatini che devono alzare la mano, sì e no, senza sapere manco quelli che votano. Questa è la realtà di questo Parlamento, che non ha più credibilità, non ha più responsabilità. E allora noi perché diciamo no a questa fiducia? Lo diciamo innanzitutto per una questione di metodo. È la democrazia che si sta affondando in quest'Aula. Ed abbiamo davanti a noi un governo di salute pubblica, perché di questo si tratta, che nel merito non sta affrontando il paese reale, la società reale, quelle che soffre, quelle che non arriva a fine mese, quelle che vive e muore di fame. Sta affrontando semplicemente la quadratura dei conti nell'interesse di una piccola casta, quelli che stanno bene, quelle del sistema bancario, quelle del sistema finanziario, quelle del sistema imprenditoriale, ma non qualsiasi sistema imprenditoriale, perché ieri qui è venuta la Presidente di Confindustria a dirci che devono cambiare l'articolo 18 perché ci sarebbero dei lavoratori che rubano. Già adesso, senza bisogno di cambiare l'articolo 18, i lavoratori che rubino vengono buttati fuori dall'azienda. Sono i dirigenti d'azienda
e i proprietari della gente che rubano, che non vengono buttati fuori dal sistema imprenditoriale, soprattutto dal sistema economico italiano. Questo è il problema italiano, che se noi non siamo credibili agli occhi del mondo, non è perché c'è il lavoratore che cerca un posto che gli dia la sicurezza di farsi una famiglia, o un giovane che cerca lavoro, è perché c'è una burocrazia che non funziona, è perché c'è un sistema politico che si vende tutti i giorni come si sta vendendo anche in questo momento, è perché c'è un sistema di corruzione pazzesco. Nel merito, signori del governo che non ci siete, nel merito sappiate che ci avete chiesto la fiducia sul mille proroghe, in cui ci dite prorogateci dei termini, e in cui ci avete inserito di tutto di più per fare contenti tutti. Pensate un po', ci avete inserito anche una norma che dice avevamo tre consorzi, l'abbiamo messo in uno solo per risparmiare, adesso l'abbiamo ridiviso in tre perché ci servivano un po' di costi di posti in più di consigli di amministrazione. Ma mi faccia il piacere, non avete avuto il coraggio, e qui forse evidentemente i tanti passaggi di chi viene a salutarvi, anche ieri so che il Presidente del Consiglio uscente Berlusconi è venuto a trovarvi, perché per loro ce l'avete lo spazio, fuori dall'aula del Parlamento ce l'avete il tempo per incontrarli, anche i segretari di partiti, ma qui non avete il tempo di confrontarmi in aula. Ebbene, mi spiegate per quale ragione non avete ritenuto la responsabilità di mettere a gara le frequenze televisive? Ma perché le state regalando queste frequenze televisive? Qual è la ragione? Mi spiegate per quale ragione prima fate una norma, poi la cambiate, come avete fatto per la sistemazione delle precarie delle scuole, in modo tale da rendere del tutto indecifrabile la loro possibilità di passare di ruolo? Mi spiegate per quale ragione avete ridotto un termine che era l'unico termine che non dovevate ridurre? Lo dico guardando ancora una volta al sistema sanitario italiano. Voi pensate, e lo dico a chi ci ascolta perché qui non gliene frega niente a nessuno, pensate che hanno deciso che da giugno in poi i medici ospedalieri potranno e dovranno fare il servizio medico di assistenza ai malati solo dentro l'ospedale, ma nel frattempo negli ospedali non c'è spazio per far fare al loro servizio medico fuori dall'orario di lavoro. Sicché di fatto che cosa succederà? Succederà che il medico non potrà operare più salvo che non debba farlo in nero. Il paziente si ritrova senza un servizio pubblico e soprattutto dentro gli ospedali ci saranno persone legate, persone imbavagliate, persone messe sui lettini per i corridoi, perché non abbiamo posto per sistemarli. È una vergogna tutto questo. E perché avviene tutto questo? Onorevole Bindi, la prego, proprio lei, dia l'esempio. Avviene tutto questo, ve lo dico io perché avviene tutto questo, perché purtroppo in questa maggioranza finta, posticcia, che non vale la responsabilità che si è voluta assumere, su molti temi la pensano diversamente. Hanno chiesto la fiducia loro al governo, non il governo a loro, perché sanno che un provvedimento di merito come questo non l'avrebbe mai approvato. Le dico una cosa, stavolta glielo dico a lei, Presidente della Camera, perché ripeto, il Consiglio manca ci stava. L'anno scorso, qui dentro, c'era una diversa maggioranza e una diversa opposizione. Quelli che adesso stanno alla maggioranza stavano all'opposizione e hanno votato contro il mille proroghe dell'anno scorso, dicendo che era un'ignominia il mille proroghe dell'anno scorso perché offendeva la centralità del Parlamento. Adesso lo votano perché dicono, e perché sa, i termini sbagliati l'aveva messo il governo Berlusconi. Mica vero che l'aveva messo tutto il governo Berlusconi, qualcuno ha messo pure il governo Monti, tanto per chiarirci. Allora, io che ho votato sia contro quel mille proroghe che questo, dico una sola cosa, che quando si fanno delle leggi e si mettono delle norme, o sono norme false e ipocrite per illudere i cittadini, o devono essere rispettate. In questo caso, ogni volta che si fa un mille proroghe, è una legge che dimostra che il sistema istituzionale e legislativo non funziona. Per questa ragione noi riteniamo, e concludo, che qui non di fiducia al governo si tratta, ma di un Paese che non ha più fiducia di questo Parlamento, di queste istituzioni. E per questa ragione chiediamo, signori del Governo, ma se avevate tanta fretta a mettere
questo decreto mille proroghe? Perché non ci avete messo la convenzione di Strasburgo per la lotta alla corruzione? Perché non avete cambiato? Perché non avete cambiato la legge sul finanziamento dei partiti? Perché soprattutto non avete fatto una legge elettorale e mandato subito, e concludo, è mandato subito gli elettori a votare e portare qui un Parlamento che rappresenta gli elettori, non la casta o la cricca. Grazie, onorevole Moffa. Signor